Allora, una bambina di 7 anni ha fatto un'esperienza molto potente, ha compreso cos'è l'essere umano, ha compreso anche chi è. Okay. Questo è qualcosa che di solito avviene, quando avviene, di solito più avanti, ma attento, no? Costruirsi un'identità forte, io sono questo. Ecco, la domanda che adesso vi lascio un attimo. Veniamo da un convegno che mi ha fatto quanto poco tempo fa, sulla paura. C'è qualcuno che credo molto correttamente faccia questa distinzione. Da una parte c'è la paura, dall'altra c'è l'amore. L'antidoto della paura è l'amore. Quindi ogni forma di paura indica una carenza d'amore. Di solito la percepiamo come carenza che non abbiamo ricevuto, e può essere anche vero. Ma poi col tempo diventa sicuramente una carenza nel come noi amiamo. Questo è un tema centrale della psicoterapia e del lavoro su di sé. Come possiamo superare la paura? Ecco, Angela ce l'ha spiegato chiarissimamente. Diventando chi siamo. Ci sono dei momenti, tutti noi sicuramente abbiamo dei momenti in cui abbiamo l'intuizione chiara e pulita di chi siamo. Magari a 3 anni, 4 anni, poi la riprendiamo a 6, poi dopo. Poi come mai perdiamo questa intuizione per la strada? Allora qui apro un tema che poi rilancio a Angela, come per esplorarlo più approfonditamente. Bene, non credo che le istituzioni che abbiamo generato, la cultura che abbiamo creato, sia interessata come prima cosa a farci evolvere come esseri umani. Non c'è questo interesse. Ci sono altri interessi che vengono prima. E un altro modo di intendere le cose è l'amore da una parte e il potere dall'altra. Il potere è contrario all'amore. Se io voglio dominare delle persone, quale strumento è migliore della paura? Già lo diceva benissimo Spinoza, la paura è un modo per tenere le persone sotto. Allora, siccome il potere e il dominio è abbastanza diffuso nel mondo, anche al nostro interno, il nostro c'è non solo fuori, anche al nostro interno, il potere e il dominio si avvale della paura come strumento. Comprendere questo passaggio, quindi io credo che oggi una psicoterapia che non tenga conto della struttura del potere non chiarisce bene il concetto. Noi siamo spaventati e siamo lontani, tradiamo noi stessi per paura. Gran parte dell'educazione, pensate, l'educazione vorrebbe dire educere, tirare fuori. Invece mettere dentro. E invece l'educazione molto spesso cos'è? Io ti voglio bene se... fai questo, cioè è amore condizionato, quindi è condizionamento della mente. Dentro le persone si instaura questa struttura del giudizio, e la struttura del giudizio, poi con qualcuno forse avremo occasione, forse domani, la struttura del giudizio, appena si inserisce la struttura del giudizio dentro la personalità, la personalità si spacca in due. Una parte depressiva che dice, sì sì, cosa devo fare? Sì sì, dimmi, per appartenere, e quindi compiace, è una parte depressiva che dice sì sì, dimmi che ti seguo, dimmi cosa vuoi, vengo dietro di te. Nel contempo ce n'è un'altra che dice no, non, assolutamente non lo farò mai. Okay. Questa parte si nutre di paura e sta giù e fa le cose che non farebbe se non perché gliele chiede colui che gli dispensa l'amore, per ottenere l'amore nel cambio, mi ha senso. Questa parte, diciamo, è lo sviluppo della serve al bisogno che gli esseri umani hanno di appartenenza. Siamo una specie che ha bisogno del gruppo. Essere espulsi dalla famiglia, dal gruppo, è per l'essere umano simbolo di morte. Quindi per appartenere, non è. Ma per appartenere, se le cose stanno così, io tradisco chi sono. L'altra grande visione dell'essere umano è l'identità.
Quindi abbiamo due cose, appartenenza e identità. L'appartenenza ci dà la base sicura, come dice Bowlby. L'identità è una scoperta. Se conoscere se stessi non è qualcosa che ti arriva così, sono rari quei casi, di solito è un processo di esplorazione per tentativi. Provo questo, provo questo. Quindi, per poter esplorare, io ho bisogno di una base sicura. La base sicura, se è una vera base sicura, una volta che sono una base sicura, è la base sicura stessa, la persona che me la offre, che mi dice esplora, vai, cerca, trova. Allora io quando cerco, provo e faccio errori, mi rivolgo alla base sicura e quella mi dice vai, continua, vai, cerca ancora. Okay. Allora una madre che fa così con un bambino, che gli dà la base sicura, ma anche lo stimola, lo sostiene nell'esplorare, è una buona madre. È una madre che appena il bambino si allontana dice no, devi fare come ti dico io, no, qui è pericoloso, no, si fa così. Questa è una madre che tarpa le ali del bambino e quindi il bambino non può esplorare. In realtà l'identità è un bisogno così forte che il bambino comunque continua. Solo che l'identità e l'appartenenza sono due bisogni che si mettono uno contro l'altro e quindi generano quello che in termini Bateson che abbiamo visto stamattina è un doppio legame interno. Perché se vado verso l'identità e la base sicura, c'è una parte di me che mi dice guarda che non stai facendo bene, perché lì appartieni, ma non sei te stesso, stai rinunciando a te. Va bene, ho capito, faccio quello che mi sento di fare, vado qui. Appena sono qui, c'è l'altra parte, dice guarda che sei solo, fra un pochino morirai. E ti fa venire paura. Quindi se sto qui, sì, faccio le cose ma ho paura. Se vado qui, mi passa un po' la paura, ma non sono me stesso. Allora, questo conflitto di base che c'è in quasi tutti gli esseri umani è sostenuto da che cosa? Dal giudizio. Io non vado bene se sto qui, se sto qua. E se sto qui è l'identità stessa, la parte più narcisistica, dice guarda che stai fuori con strada e comincia a minacciarti. Comprendere questo è una cosa molto importante perché fa parte della struttura di quasi tutti gli esseri umani. Siccome il bisogno di identità e il bisogno di appartenenza non sono rinunciabili, l'unica possibilità per uscirne è averli entrambi. Ma io posso appartenere laddove l'autorità mi dice come devo essere fatto? No. Ecco perché il conflitto tremendo credo che hai vissuto tu, quando l'autorità ti ha detto no, tu devi stare zitta, tu non devi dire le cose. A quel punto tu hai avuto il coraggio di dire no, io le dico. È come se le dico. Ma come hai fatto a 7 anni a dire così? Perché a 7 anni, guardate che base di scura ha avuto un contatto diretto con la verità e con la realtà, a questi punti tu sei stato in una condizione che la paura è finita, in un colpo solo, via! E allora hai potuto essere una donna libera. E in conseguenza di questo l'amore si è confluito nella tua vita, non ti spaventi di niente. Ecco. Allora, però, io ho sentito durante una conferenza con Angelo una cosa, uno era qua e diceva, sì, vabbè Angela, però tu hai avuto quell'esperienza lì, ma io non ce l'ho avuta. Ecco, ma mi sembra sensato questo discorso. Cioè, ma se lei ce l'ha avuta, e lei è qui. Qualcuno qui conosce un po' di PNL, lo conosce, ha capito cos'è il modellamento. Cosa si fa? Sì, va lì. E si ispira a questa roba, modellamento inconscio, si sta vicino alla persona così, finché questa cosa qui non entra dentro, perché attraverso il contatto diretto, le parole, cioè, avete sentito, pian pianino ci entra dentro. E dopo, cosa succede? Che abbiamo sì una base sicura, ma una base sicura che non ci dice che devi fare così o devi fare così, se no non ti voglio bene. E questa sarebbe la soluzione del doppio legame. E questo è. E quindi niente, Angela sentiva parlare qualcosa del tema del potere che ho visto nei libri è centrale.